Allora, grazie per essere venuti. È un argomento che mi rendo conto essere abbastanza nuovo nel panorama. Già di per sé parlare di alternanza scuola-lavoro e di open data presi separatamente, molti potrebbero dire che sono gli open data e che cos'è l'alternanza scuola-lavoro. Allora, vi racconto un po' di esperienze pratiche fatte sul campo da alcune amministrazioni e da alcune scuole, alcuni istituti superiori, per cui inizio subito nel dirvi il contesto normativo. In questo periodo ci sono due grandi riforme, una la riforma della pubblica amministrazione, la cosiddetta legge Madia, e la seconda è la famosa buona scuola, la legge sulla riforma della pubblica istruzione. In particolare su questa slide, che poi saranno rese pubbliche sul sito, ma vi posso anche dire che saranno poi alla fine, vedrete dove prenderle già da adesso, ho focalizzato due punti. Il primo punto è il concetto di cittadinanza digitale. Allora, immaginate la riforma della pubblica amministrazione che come primo articolo si sofferma sul concetto di cittadinanza digitale. Ci sono tre passaggi, secondo me, molto forti. Il primo, al fine di... è inutile che ve lo leggo, possiamo leggerlo se volete, però il senso è: tutti i dati della pubblica amministrazione, tutti i dati della pubblica amministrazione devono essere rilasciati anche in formato digitale affinché tutti ne usufruiscano. Poi in verità c'è una postilla, il tutti escluso problemi di privacy, segreto di Stato e segreto industriale, che vuol dire però una buona parte dei dati. E quando un amministratore pubblico vi dice no, ma questi dati non li posso rilasciare, perché? Li devi rilasciare. Secondo passaggio che dice la parte di la vostra sinistra è: al fine di disincentivare l'accesso fisico dei cittadini agli sportelli della pubblica amministrazione, cioè questo vuol dire che io devo fare in modo che il rapporto con i cittadini avvenga in formato telematico e non con gli sportelli fisici. E terzo, il governo è delegato entro 18 mesi a attuare la riforma. Allora, attenzione, anche non tutti lo sanno, ma la pubblica istruzione, pur avendo un suo ministero, che è il ministero, il MIUR, è comunque una funzione pubblica, è comunque una pubblica amministrazione. Quindi il MIUR, dall'altra parte, che fa? Fa dei PON nazionali, dei piani operativi nazionali, per incentivare lo sviluppo della cittadinanza digitale. Cittadino è un soggetto giuridico che ha diritti e doveri. Nell'ambito del terzo millennio questi diritti e doveri si possono estrinsecare se io ho delle competenze digitali, perché se io devo analizzare il mio pubblico amministratore in quello che fa, in quello che non fa, costi, spese, piani urbani di rigenerazione, piani urbani di mobilità, eccetera, qualità dell'aria, io questi dati ormai li trovo sul web. Devo sapere come prendere questi dati per farmi un'infografica, per farmi una mappa. Dall'altra parte, la riforma Buona Scuola, che introduce lo statuto, cioè la formula dell'alternanza scuola-lavoro. Cioè, i ragazzi, a seconda se fanno un istituto tecnico o un liceo, devono fare 8 ore obbligatorie presso le aziende o enti, possono essere anche enti del terzo settore tipo musei o pubbliche amministrazioni, che di fatto è un ente. Partendo da qui, io insieme a un altro paio di professori l'anno scorso abbiamo pensato di unire queste due necessità. La pubblica amministrazione deve digitalizzarsi anche dal punto di vista culturale, e dall'altra parte io devo creare la cosiddetta generazione del riuso, cioè ragazzi che quando si diplomeranno hanno la sensibilità di capire che i dati prodotti dalla pubblica amministrazione sono una ricchezza per la loro vita. I famosi data driven, che possono essere visual designer, possono essere informatici, possono essere consulenti finanziari, quello che sia. Io devo avere l'attitudine di analizzare questi dati. In più, voi sapete bene che l'alternanza scuola-lavoro in molti casi non è stato il massimo dell'esperienza da parte di molti ragazzi. O nelle aziende, nei comuni, gli hanno fatto fare le fotocopie, spostami lo scaffale, insomma non hanno imparato nulla, né hanno ricevuto, né hanno dato nulla. A Galatone, che è un piccolissimo comune nell'entroterra salentina, la scuola ha fatto un bando l'anno scorso ad agosto, quando non c'erano le attuali PON sulla cittadinanza digitale. La scuola dice: io ho bisogno di un esperto esterno per mettere una classe, la quarta A dell'istituto medio di Galatone, a disposizione del comune, per fare in modo che il comune rilasci i dati aperti, cioè rilasci un documento, un dato, una tabella che abbia una licenza aperta
cioè chiunque di voi può usarli per qualsiasi scopo, e un formato aperto, cioè che non ti obbliga a usare Microsoft Office per aprire l'Excel, ma addirittura siano anche interoperabili per creare mappe, infografiche, adesso vedete delle app. I passaggi sono, adesso non ve li leggo, però in sintesi sono questi 20. Abbiamo fatto la formazione in classe ai ragazzi. Che cosa sono gli open data? Che cosa vuol dire una pubblica amministrazione che rilascia open data, oppure gli open data governativi e gli open data comunitari? Qual è la differenza? Gli open data comunitari sono Wikipedia, OpenStreetMap, cioè gli open data gestiti dalla comunità. Gli open data governativi sono gli open data rilasciati da una pubblica amministrazione, centrale, locale, che essa sia. Abbiamo fatto quindi la formazione ragazzi, essendo un istituto anche di informatica siamo andati molto più in profondità, abbiamo detto come si monta, così è il termine tecnico, un server per i cataloghi dei dati, che non è un semplice sito web, è uno strumento informatico che ha determinate caratteristiche che l'AGID ci impone, l'Agenzia per l'Italia Digitale. Questi ragazzi poi sono stati divisi in squadre, 2 o 3 ragazzi, sono 24. Abbiamo fatto un incontro one to one con i dirigenti, prima plenario con tutti i funzionari della pubblica amministrazione e con i dirigenti per dire quello che volevamo fare. Il sindaco, contentissimo, ha spinto questa cosa, ha fatto un atto deliberativo, quindi ha fatto una delibera in cui si impegna a fare gli open data, e il protocollo d'intesa con la scuola. Passaggio successivo è che sostanzialmente tutto bello, facciamo una bella riunione, sembra il mondo dell'open government, ma di fatto i dirigenti mi guardano negli occhi e dicono: io ho bisogno di parlare con te di quello che vuoi fare. Quindi sulla destra c'è la mia agenda di un giorno ipotetico di dicembre, ipotetico fino a un certo punto del 20 dicembre, in cui io dalle 8 la mattina alle 7 e mezza di sera ogni ora ho incontrato un dirigente, dove il dirigente in maniera molto schietta ha detto: questi dati te li do, questi dati non te li do, questi dati siamo pronti, questi dati non so da dove iniziare. Questa cosa è servita moltissimo, perché fermo restando la cornice, nell'operatività tu devi avere un rapporto di fiducia con l'interlocutore, e il loro rapporto di fiducia si è instaurato in questi incontri one to one. Una volta che io ho capito che cosa servisse, ho chiamato poi il professore e ho detto: allora, i due più bravi ragazzi che sono bravi a parlare li mandi lì, questi due che sono un po' più nerd, passatemi il tecnico, molto tecnici, non li mettere in questo settore dove già è difficile, perché ho visto che ci sono un po' di attriti, altrimenti loro il giorno dopo non fanno più niente. Quindi l'analisi si è fatta anche sulle doti caratteriali che ogni ragazzo aveva. Qua parliamo di scuola, non parliamo solo di argomenti specifici e competenze, parliamo di 360 gradi, un sistema educativo. Ho cercato di parlare il linguaggio dei ragazzi, quindi io li ho cercati di coinvolgere, dai facciamoci il selfie, facciamo vedere che cosa stiamo facendo, cercato di motivarli sia nella formazione in classe che nella formazione fuori. Perché la formazione fuori? Quando noi parliamo di pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione ha un patrimonio informativo pubblico infinito, che va dalla cultura, ai beni museali, beni monumentali, ai dati interni della pubblica amministrazione. A Galatore era nata l'esigenza di valorizzare le masserie storiche della città, che sono 39, che erano catalogate in dei faldoni di carta, fotografate, una grandissima opera anche didascalica di descrizione, periodo storico, però era lì, sulla scrivania di quel funzionario che tra l'altro sta per andare in pensione, che quindi buona parte di quella memoria storica se ne andrà con lui, buona parte di quel patrimonio informativo se ne va col funzionario. Quindi io, per far capire a questi ragazzi di un istituto di informatica l'importanza di quei beni, siamo andati a visitarli. Vedete quanto è importante questa masseria? Può sembrare stupida come cosa, ma qua 50 anni fa c'è stato Moro, Aldo Moro, che ha parlato con quella persona, ha fatto l'incontro. Abbiamo dato un contesto sociale a un bene che di per sé non ha apparentemente un valore. Poi abbiamo analizzato quelli che erano i procedimenti interni alla pubblica amministrazione in cui era molto carente la parte digitale. Permettetemi un attimo di farvi questo esempio che è specifico della pubblica amministrazione. Quando la Telecom, la Vodafone, quello che siano, chiedono a un comune di poter fare gli scavi, si dice tecnicamente chiedono l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico. Il comune ti dà l'autorizzazione. Quindi io autorizzo Telecom a fare gli scavi. Adesso non è che viene il signor Telecom a fare gli scavi, manda una ditta subappaltatrice che non può fare gli scavi se l'autorizzazione quel giorno non gliela dà la polizia municipale.
Quindi sono due soggetti all'interno della PA: chi ti dà l'autorizzazione a farlo e chi fisicamente ti dà quel giorno in cui sei autorizzato a farlo, perché per ordine pubblico io devo bloccare la strada, devo avvisare i cittadini che quella strada sarà chiusa al traffico, eccetera. Piccolo problema: fino a ieri i dati venivano registrati su un registro cartaceo. C'era un signore di una certa età che registrava manualmente, quando dico ieri vuol dire un mese fa, non nel 2000 anni fa, registrava le pratiche. Quindi la polizia municipale ogni 15 giorni andava all'ufficio lavori pubblici, andava a prendere le pratiche, se le segnava e poi autorizzava fisicamente la persona a fare lo scavo. Ha detto un attimo. Chi di voi magari lavora su Google, sapete che esiste Google Drive e Google Sheet, cioè le tabelle online digitali. Abbiamo preso una tabella, abbiamo insegnato al funzionario, che all'inizio immaginate con che allegria ci ha seguito, a dover inserire ogni giorno non più con la penna ma con la tastiera la riga dell'autorizzazione, e questo foglio di calcolo i ragazzi l'hanno condiviso con la polizia municipale, in modo tale che la polizia municipale vedesse in tempo reale i dati dell'altro ufficio. Quindi gli open data non soltanto verso i cittadini ma anche per far dialogare la pubblica amministrazione all'interno. Morale della favola: la polizia adesso sa ogni giorno tutte le autorizzazioni e avvisa i cittadini tramite un canale Telegram, l'avete visto qualcuno di voi prima, domani non fare quella strada perché avrai disagi, perché stiamo facendo lo scavo. Costo zero. In verità non è costo zero, perché noi siamo abituati a dire il costo del software da comprare. No, è un costo sociale e umano, perché abbiamo dovuto formare il funzionario, i ragazzi, e convincere il dirigente a approcciare questa rivoluzione innovativa, che capite bene è solo un blocco mentale, che è una reale difficoltà nel farla quella cosa. Come dice Velasco, non esistono le cose facili o difficili, esistono le cose che so fare e le cose che non so fare. Quando ti ho insegnato a farle, le fai, da quel momento, sorriso, i primi a divulgare questa operazione sono i funzionari, per fare bella figura. Questo è il discorso che vi dicevo prima delle masserie. La tabella con tutte le masserie, abbiamo ragionato, sì, ok, ma la massaia, mio padre, una persona che magari ha poche attitudini a prendere le tabelle, a leggere queste informazioni del dato aperto o dato grezzo, come fa a capire il valore di quello che io sto facendo come scuola nella pubblica amministrazione? Ho bisogno di formare quello che normalmente si dice la generazione del riuso, cioè ragazzi che sappiano prendere il dato e trasformarlo in servizio per i cittadini. Questa è una mappa, i ragazzi hanno imparato a realizzare una mappa collegata in tempo reale con i file che rilascia il comune, con la fotografia, la descrizione e la georeferenziazione delle masserie. Un domani c'è una nuova masseria censita, aggiungo un rigo, si vede sulla mappa. Io cittadino ho visto, toccato con mano il patrimonio, in questo caso culturale, della mia pubblica amministrazione e l'efficienza. Perché prima questi dati non erano pubblici. Questa è un'altra cosa un po' più forte. C'erano i dati dei pali della luce della città. Erano su una tipica stampa proveniente da un file PDF. Ma se io voglio fare un'analisi per fare una proposta al comune per risparmiare dal punto di vista economico l'energia, dicendo il tipo di lampade, quelle più obsolete, la distribuzione, forse quell'area industriale la notte non ha bisogno di avere una densità di così tanti pali accesi, forse uno sì, uno no, potresti spegnere, non ci abita nessuno. Queste analisi, se io non ho un dato pubblico esposto, come le faccio? Allora, ragazzi, abbiamo insegnato ai ragazzi a prendere questo PDF, a georeferirlo, e hanno ricalcato i pali. E i colori che vedete sono le centraline elettriche che alimentano quei pali, quindi io so la distribuzione proprio della rete pubblica e il dato è stato messo in open data. In più, avete visto, chi di voi è rimasto prima, abbiamo creato il bot Telegram, cioè un automa che espone al cittadino con un click la maggior parte dei dati che servono ai cittadini. Abbiamo chiesto un po' ai cittadini: ma cosa vi serve? Le mamme hanno chiesto: vogliamo sapere oggi mio figlio cosa mangerà a scuola, perché devo andare a fare la spesa e devo sapere che se mangia la rubiola, non gli faccio mangiare di nuovo il formaggio stasera, cambio. E in questo bot, che si chiama Open Data Garatone Bot, fatto con i ragazzi, quindi abbiamo approfittato per formare dal punto di vista informatico come si fanno i bot, io clicco mensa scolastica e mi dice quello che mangia mio figlio oggi. Fonte del dato, il comune. La stessa cosa dove voto. Io non mi ricordo dove voto, scrivo via Trento 33, mi dice sezione 35, scuola materna, tal dei tali.
Abbiamo cercato quindi di trasformare, ripeto, il dato grezzo in servizi, mappe, infografiche, bot, cioè web app. Questi ragazzi, quando si proveranno, avranno una competenza che normalmente nel ciclo di studi scolastici, dove lo acquisiscono? Università in Italia che fanno il data mining e il data scientist di queste cose, ne stanno due o tre come corsi di laurea in generale in Italia. Sono competenze che non vengono insegnate, vengono fatte sul campo, oppure devo fare dei master privati. Quindi i ragazzi, quando usciranno, primo si spendono la loro capacità di aver imparato anche come funziona una pubblica amministrazione, che non è da poco. In un comune piccolino non sono tutti di quel comune, vengono anche dei comuni limitrofi, potrebbero fare un accordo col comune a 5 km e dare una mano a quel comune per 6 anni, 5 anni, magari con un voucher, adesso non ci sono più voucher, non so come si chiamerà. E quindi abbiamo rilasciato il famoso portale Open Data del comune di Galatone. Il portale Open Data del comune di Galatone è fatto secondo gli standard dell'AGID, si chiamano standard di CATA-PIT. Perché è importante fare un portale Open Data secondo lo standard? E non ho fatto il sito web, ci metti i dati. Perché i dati che finiscono qua dentro, in automatico, finiscono sul portale europeo dei dati aperti, sul portale italiano che si chiama DatiGov, che a sua volta passa i dati al portale europeo. Quindi, se io vado sul portale europeo dei dati aperti e scrivo masserie, la prima voce è le masserie di Galatone, in Europa. Perché in Italia comuni che rilasciano il proprio patrimonio culturale in open data sono pochissimi. Il termine masserie è un termine tipicamente pugliese, no? E quindi ancora di meno, ancora di meno, ancora di meno. Bene, io che sono un inglese vi posso assicurare che sono molto attento alle masserie da comprare, tant'è vero che gli inglesi hanno comprato la metà dei trulli di Alberobello, diciamo Alberobello e zone limitrofe della Valle d'Itria, perché investono. Vabbè, ci diciamo bravi, ci autocelebriamo, in verità non è così, non ci siamo autocelebrati, abbiamo messo sul piatto la nostra esperienza. La Regione Puglia che cosa ha fatto? Ha visto quello che noi stiamo facendo, che è anomalo nel panorama italiano, perché una pubblica amministrazione lavora all'interno delle sue mura per aggiornarsi quando vuole aggiornarsi. La scuola lavora all'interno delle sue mura. Sapete quanto poco è aperta la scuola alla società e quanto è poco è aperta la pubblica amministrazione alla società? Sono insiemi, per definizione, chiusi in se stesso. Ha voglia di fare la riforma, dobbiamo contaminarci, se no non ne usciamo. Bene, questa cosa è stata ben vista dalla Regione Puglia, che nella formazione che ha fatto sul ciclo nazionale, il cosiddetto webinar, che fa, cita il comune di Galatone come ottimo esempio da replicare negli altri comuni. Quindi dice, non soltanto avete fatto una cosa bella, andrebbe replicata. Primo, perché mi togliete un problema economico non indifferente, perché io sfrutto, passatemi il termine, l'alternanza scuola-lavoro per risolvere un problema della funzione pubblica. Dall'altra parte il MIUR dice, insegnami ragazzi come funziona la tua amministrazione. Non ti permetti più di dire quante buche, quanto è sporca la mia città. Adesso hai capito che ci vuole dietro per mandare qualcuno a pulire quella città o a chiudere la buca. Hai un po' più conoscenza della tua città, cioè la tua forma, il tuo status di cittadino digitale. Prima vi ho fatto un incontro di box interno, alla fine cosa è andato, cosa non è andato, vi faccio vedere cosa non è andato dopo, con il sindaco, con i ragazzi, eccetera, eccetera, e poi abbiamo fatto l'incontro esterno con i cittadini, con i giornalisti, con i portatori di interesse. Abbiamo detto, noi abbiamo dato questi dati, cos'altro vi serve? E il comune ha ritirato un elenco di altri dati che osservano il suo territorio, associazione per disabili, poi faccio vedere, e si impegna a rilasciarli successivamente. Il nostro compito è finito, io ho accompagnato la scuola e i funzionari, non vi dico il delirio perché già i funzionari è un delirio, la scuola è un delirio, tutti insieme c'è il terzo soggetto che sono i professori, che non ci prendiamo in giro, non possono perdere di autorevolezza in un rapporto con i ragazzi. Abbiamo fatto un'ottima squadra. Dove abbiamo lavorato? Su Telegram, un gruppo informale su Telegram con i ragazzi, destabilizzato il classico concetto di spazio-tempo cattedra. Poi c'è il problema che le due di notte ti mandano il messaggino, tu vuoi rispondere, vabbè, ok. Il professore è stato bravissimo, il professor De Rosa, li aveva in pugno in qualsiasi momento pur non avendoli di fronte, e noi assegnavamo i compiti da fare, perché i ragazzi che erano 20 stavano in 7 sedi diverse, e il professore era uno, come faccio a controllare le altre 6 sedi? Quindi, dandogli dei compiti, e tu mi devi pubblicare questi dati domani mattina a quell'ora,
i ragazzi si sono anche responsabilizzati, magari la sigaretta fuori se andavano a fare, passatemi il termine, ma sapevano come distribuire il loro tempo, che è un altro passaggio non indifferente nel stare là dietro al banco, ti devo dire sì perché ti devo dire sì nella scuola. Imparo a crescere un po' più come persona. Le ombre. Allora, non tutti i funzionari si sono accesi. Allora, ci sono stati funzionari come l'architetto Gatto, vi faccio un nome perché nome e cognome vanno premiate a queste persone, che ha adottato i ragazzi, gli ha spiegato che cos'è un piano regolatore, gli ha spiegato come si leggono le mappe geografiche, gli ha spiegato come è cambiata nella città negli anni. I ragazzi hanno imparato, una lezione magistrale, stanno imparato queste cose dall'architetto. Ma non tutti hanno fatto così. Altri stanno con le braccia conserte. E non è una questione di età, eh? Perché l'architetto Gatto era anziano, cioè anziano, in metà, se mi sente mi uccide. Gli altri, anche giovani, non avevano l'attitudine al dialogo, al confronto e al trasferire il tuo know-how. Il dato è mio, lo gestisco io. È il potere dei dati. Ma non è per una questione di illeciti. È una questione che il mio lavoro la devo gestire io. È una fatica partecipare con gli altri del mio lavoro. Piano piano, quasi tutti hanno partecipato, ma non tutti. In più, manca nella PA, a differenza della scuola, la figura dell'animatore digitale, che è colui che spinge o dovrebbe spingere per l'innovazione digitale, culturale del proprio ente. Nell'ente, nelle PA manca, quindi finito il progetto, finito i flash, finiti i selfie, chi continua a dire pubblichiamo i dati, facciamolo? È un adempimento? Sì, ne faccio due all'anno, ma non lo devi fare per adempimento. Rilasciare il tuo patrimonio è un'opportunità di crescita del territorio e soprattutto fai in modo che i cittadini abbiano fiducia di te, istituzione. Lasciamo stare la parte politica. Il cittadino deve vedere la propria amministrazione come un partner, come un alleato per lo sviluppo della sua propria attività. E questa cosa la fai solo se ogni giorno tu dimostri di essere efficiente. Replicabile? Replicabile. Comune di Terlizzi, sali un po'. Comune di Terlizzi, ieri è entrato in finale per le migliori 10 amministrazioni d'Italia per il progetto fatto in alternanza scuola-lavoro con i ragazzi. Mi è dispiaciuto per Galatone, non ha partecipato al bando, avrebbe potuto farlo Galatone. Terlizzi l'ho seguito sempre io, i ragazzi, abbiamo fatto una cosa diversa, abbiamo usato i ragazzi per georiferire gli oggetti in possesso del comune, che vuol dire le attività, i bar, i B&B, le farmacie, io ho l'elenco ma non so dove si trovano, i ragazzi li hanno inseriti. Non solo, che hanno fatto i ragazzi? Hanno anche qua sviluppato un bot, in questo caso diciamo la killer application è la biblioteca. Il bot è un automa, è un robot, anziché chattare con un umano io chatto con un server, un computer che mi risponde su determinate parole chiave, biblioteca, meteo eccetera, a quelle parole lui è programmato per risponderti. Nel caso di Terlizzi, se io digito biblioteca mi spiega come usare e io faccio punto interrogativo il testo, Pinocchio, e lui mi dice in biblioteca se Pinocchio è disponibile. Mi dice quando verrà restituito il libro Pinocchio e con un click, quelli che vedete blu, lo prenoto. Arriva un messaggio alla bibliotecaia che ricontatta l'utente e domani viene a prendere. Punto. Un click. I dati stanno sul portale Open Data, abbiamo interrogato, eccetera, eccetera. E ancora abbiamo inserito tutti i defibrillatori della città con gli orari di apertura e quindi abbiamo costruito una mappa in cui in rosso vuol dire che in questo momento il defibrillatore non è accessibile, quindi anche se io so dov'è è inutile che vado, mentre in verde sono quelli accessibili in questo momento. E ancora questa è la mappatura di tutti i luoghi accessibili da disabili, parzialmente accessibili e non accessibili, da disabili in carrozzella ma anche da mamme col passeggino, non cambia. E in più quei puntini bianchi che voi vedete, 23, 32, 4 eccetera, sono le barriere architettoniche, cioè io cammino sul mio marciapiede e c'ho il palo sotto i 90 cm, manca lo scivolo, c'ho il terreno rovinato. Il censimento delle barriere, che costa tantissimo per un comune perché deve assoldare una persona che 5 mesi si fa la città, l'hanno fatto in 3 giorni i ragazzi, insieme a un'associazione per disabili, quindi hanno anche vissuto la città sotto un altro punto di vista, che è quello, un altro piano di riferimento. Hanno imparato a farlo con un'app che abbiamo realizzato, un bot Telegram. Questi dati sono sempre aggiornati perché hanno imparato a farlo dovunque vanno nella loro vita, in altre città.
vengono rilasciati in open data dal comune in tempo reale. Il comune ha fatto un'analisi, ha detto ok, ho 700 barriere architettoniche, 650, mi costerebbe circa 6 milioni a adeguare la mia città. Sta facendo un piano, lo sta preponendo alla regione e sta dicendo io in maniera partecipata ti dico che ho questi problemi, mi dai i fondi? Quindi cittadini attivi che hanno imparato la competenza digitale, hanno imparato come funziona il loro comune e non si sono solo lamentati. Che cosa posso fare io per il mio Stato e non il mio Stato per me, diceva Kennedy, no? Vai un attimo su, siamo alla penultima slide, ancora su, ieri mattina, terzo caso di riuso, comune Francavilla Fontana, 112 dataset, prima erano 38, è un comune ancora più piccolo, 40 ragazzi in alternanza scuola-lavoro, ormai abbiamo preso la mano quindi sappiamo ormai come attrezzarli, in tutti gli uffici. Abbiamo setacciato tutti i dati degli uffici, li abbiamo presi dall'analogico in formato digitale e li abbiamo pubblicati. È stato presentato ieri. Voi immaginate che la regione Puglia, l'ente regione Puglia, ha 100 dataset. Questo comune esce, si presenta con 110. Non è una gara a chi fa più dati, perché poi quei dati vanno riusati. Quindi il passo successivo, sfruttando anche magari i PON prossimi della cittadinanza digitale, della creatività digitale, e sviluppare applicativi che riusano questi dati per arrivare al cittadino. Trasporto pubblico quando passa il prossimo bus, la mensa scolastica, i soldi che spende il mio comune, n cose che devono arrivare in maniera molto facile al cittadino. Quindi estetica, user experience, interoperabilità di dati. Però quello che noi abbiamo fatto, abbiamo sbloccato la pubblica amministrazione, intanto hanno rilasciato questi dati. Rimarrete fermi per 6 mesi? Sei stato 2000 anni senza aver dato un dato all'esterno, fa niente, ti organizzerai. E con i ragazzi, noi stiamo alzando sempre di più l'asticella, stanno georeferente i numeri civici della città. Perché voi, se volete sapere via Leopardi 13 dov'è, andate su Google. Google è un operatore commerciale privato. E voi vi fidate che via Leopardi 13 ve lo dice lui che è là. Ma non è così, non è un dato certificato. Deve essere la pubblica amministrazione che ti deve certificare quel dato, perché c'è la cartella esattoriale, c'è la multa, c'è l'anagrafe, c'è la sanità, e pochissime pubbliche amministrazioni hanno la georeferenzazione dei numeri civici. A Francavilla, piano piano, i ragazzi stanno facendo tutti i numeri civici con il loro applicativo. Servirà, non servirà, abbiamo svoltato, 4 comuni prima erano chiusi, oggi sono aperti. Il MIUR sta dando dei soldi per continuare a sviluppare su questi aspetti. Si tratta di fare dei PON e trovare degli esperti formatori sul territorio che coordinano il processo, ce ne sono tanti. Secondo me è una cosa replicabile in qualsiasi parte d'Italia. Ultima slide, grazie. Il mio account Twitter è PSoft, grazie mille. E le slide le trovate su slideshare.net/PSoft, sono già in linea da 3 minuti perché ho messo il timer, e sul sito di Farnes. Grazie mille. Domani, scusatemi. Beh, ogni consulente si muove diversamente, nel senso che... Vai. Di oneri ha avuto? Allora, in questo caso si era fatta una cosa mista. 8 ore sono state a carico della scuola e quindi si era fatto un contratto, tra virgolette, diciamo, accessibile alla scuola per formare i ragazzi in classe. Il tutoraggio in alternanza scuola-lavoro, poi il mio apporto, anche gli altri, sono pagati dal comune. Sì. Però ognuno si può attrezzare anche diversamente, perché tu potresti avere delle società che fanno già consulenza nei confronti del comune nell'accompagnamento del digitale, e tu chiedi a quella società di accompagnare i tuoi ragazzi e loro chiedono un adeguamento del loro, diciamo, del loro bando con il comune, capito? Un'altra domanda, scusami, rispetto al curriculum di studi di un liceo scientifico. Sì. Perché mi sembra di capire che questo è stato fatto in un istituto tecnico. No, dipende dalle scuole. Ah. Allora, Galatone è stato informatico, a Terlizzi è in un polo liceale, classico e pedagogico. Okay. Quindi non servono particolari competenze informatiche da parte degli alunni o dei docenti? Sì, allora è giusta la domanda. Queste cose si fanno solo negli istituti tecnici? No.
la mappa dei disabili sarà fatta dal polo liceale, perché anche se può sembrare assurdo, gli strumenti open source che sono stati utilizzati sono strumenti di competenze digitali di base. Ok, quindi finché non li insegni non sai che sono di base. Grazie. Figura. Semmai quello che cambia è la sensibilità all'argomento. Cioè, onestamente, se vai su un istituto tecnico, spiegargli che c'è necessità di mappare i beni monumentali della città non gli entusiasma. Mentre magari un istituto, diciamo, un liceo può essere più attento, un liceo d'arte, ma perché fa parte dell'orientamento di studi, capito? Vorrei sapere se avete avuto qualche esperienza in un'azienda sanitaria, NASL. No. Io avrò due ragazzi come tutor esterno all'ufficio del personale. Noi la prospettiva degli open data non c'era stata minimamente prospettata, stavamo pensando di avviare il processo costruzione del fascicolo elettronico del personale, però non so quanto sia poi creativo effettivamente per i ragazzi. Il problema è un'attività nuova comunque anche per sì. Noi. Sì, però in quel caso la sanità ci andrei con i piedi di piombo, perché gli standard per il fascicolo sanitario, eccetera, sono degli standard codificati che di solito lo fanno i fornitori. Sì, ok. Però una cosa potete fare, voi potreste pubblicare, e sarebbe un buon caso, uno dei primi casi in Italia, i dati statistici dell'ASL in formato e licenza aperta. Il registro tumori, che è fatto in PDF, fare una tabella che sia una licenza in un formato aperto fatto dai ragazzi, trasformarlo e pubblicarlo, sarebbe uno dei primi ASL. I dati statistici sulla mortalità, non lo so, per un quartiere, sono dei dati che esistono. È chiaro che stanno nei rapporti, ma siamo sempre là, stanno nel rapporto pubblicato su base annua. I dati analitici, grezzi, però analitici, non sono stati rilasciati dalle ASL. Ed è uno dei problemi a livello italiano. Per cui se io ho bisogno di fare un paragone tra le ASL, non lo posso fare. Aspetto l'anno successivo, due anni dopo che mi pubblicate i dati, li aggrego, li riscrivo a mano le tabelline e mi faccio i confronti, perché vengono pubblicati in PDF. Spesso scansioni del PDF, quindi non posso fare manco il copia e incolla. E invece i dati della sanità, secondo me, sarebbero fondamentali nel mondo moderno. Certo. È obbligatorio da parte delle amministrazioni pubbliche l'impegno ad accettare i ragazzi, perché questa esperienza da ambe le parti, venendo dal mondo della scuola e oggi come dipendente di una ASL, e vedo che sono molto restie le pubbliche amministrazioni a prenderli. Io non vorrei fare il retorico, ma tutti voi, cioè pubblica amministrazione e scuola, in questo momento voi siete i pionieri della rivoluzione digitale in un paese, quindi non c'è una codifica di come fare le cose. Ecco perché è importante contaminarvi delle buone pratiche. E quindi la difficoltà è che io non ho un manuale da andare a seguire, capito? Quindi ogni risorsa dovete anche, tra virgolette, investirla nel dire: io voglio fare una cosa che non è stata fatta, e dare d'esempio agli altri affinché la rifacciano pure gli altri. Perché questo è un momento in cui, secondo me, si lavora molto di pancia. Cioè, fermo restando la parte, diciamo, normativa che ormai c'è, dire tutte le pubbliche amministrazioni devono lasciare i dati aperti, ma come si fa? Quali? Come? Da dove inizio? E questo manca. E dubito che ci saranno dei decreti attuativi o dei superman che verranno da voi a dirvi come si fa. Perché nella scuola più o meno è stato fatto il piano nazionale della scuola digitale, è stato codificato una qualche forma di formazione verticale, ma le ASL, i comuni, le regioni, le province, non c'è all'orizzonte una formazione strutturata. Quindi si tratta di avere le competenze digitali e fare i sistemi. Acceso? Ah sì, perfetto. No, innanzitutto volevo fare i complimenti veramente per questo lavoro che Grazie. Trovo fantastico, perché effettivamente si è riuscito a dare dal basso una spinta che alle volte non si riesce neanche a codificare e a chiarire a livello. È stato bravo alto. Il professore, siamo stati bravi tutti. Quindi, una squadra. Devo dire veramente complimenti. Un'altra cosa che mi chiedevo è: ma visto anche secondo me il valore di questa esperienza, avete pensato di creare un sistema anche efficace per dare delle linee guida, per aiutare altri che magari non sono nella vostra regione o non hanno conoscenza di questa cosa? Sono venuto qui apposta, anche nel senso sì, di cerchiamo di uscire con confini regionali. Appunto, secondo me sarebbe prezioso anche cercare di creare un wiki o un qualcosa che in un qualche modo raccontasse, perché proprio come diceva prima lei, quando uno cerca in rete come fare queste cose,
ha grosse difficoltà proprio a trovarlo. Allora, noi abbiamo fatto due cose. La prima, però mi rendo conto che è complicato, ci sono due articoli proprio sul forum PA, su questa cosa di oggi, l'ho pubblicati prima di venire qui 15 giorni fa, sono spiegati in grandi linee come fare. È probabile che questa Academy abbia un proseguio, perché l'Academy diventerà Academy Premium, cioè proprio scuola di formazione sui singoli, le singole cose che noi abbiamo fatto. Che ora abbiamo fatto, scusate? È 45, devo finire. Però è difficile, o si fa una bacheca delle buone pratiche, che sarebbe bellissima. Io ho bisogno di una bacheca per le biblioteche, per le ASL, per le... magari potreste sollecitare l'AGID a fare una buona pratica, o il MIUR, oppure le ASL, quello che sia. È complicato, perché di solito le pubbliche amministrazioni tendono a autocelebrarsi, io ho fatto così, non mi interessa come hai fatto tu, no? Ed è un problema culturale. L'altra cosa che però secondo me si può fare è organizzare dei convegni. Cioè, voi chiamate il dirigente scolastico di Galatone, nel caso di Galatone, di Terlizzi, come avete fatto? Tra amministrazioni c'è il rimborso spese, quindi viene a costo zero, no? Se volete chiamare me, io sono un consulente esterno, ho un costo, ma gli attori tra pari, secondo me potreste fare rete da questo punto di vista. Di sicuro sono degli argomenti che sono identici da Bolzano a Canicattì. Quindi una volta capite le dinamiche, io devo soltanto calare sul territorio a seconda delle risorse che ho. Vedete che la scelta della scuola o della classe non è ininfluente, cioè io non è che sia tutto rose e fiori, in tutte le classi c'erano alcune di ragazzi svegli, altri che era meglio che non venivano. Quindi bisogna fare un bel discorso schietto con il dirigente, con i professori, trovare una sensibilità di un sindaco o di un referente politico dall'altra parte, uno, un consigliere, un assessore. Noi vorremmo fare questa cosa, vedi che hanno fatto lì, c'è il sito, c'è il forum PA, sono le slide, eccetera, mi piace, anzi facciamolo meglio, e si inizia a dialogare. Però io più di divulgare, più di dire come fare, i codici sorgenti dei bot stanno online, ho fatto la registrazione anche video, non so più che fare. Allora io ho proposto quello che ho visto da te. Grazie, i complimenti. Allora ho fatto una proposta al comune di Latina. Di Latina? Ottobre, sì, a ottobre. Rispetto proprio a quello che ho visto nella tua slide precedente, dove c'era la cartografia e la geolocalizzazione delle barriere architettoniche, ho avuto l'assenso dall'assessore con il quale avevamo stilato già il format del progetto. Si è bloccato tutto l'ufficio urbanistica per 6 mesi, di conseguenza ho dovuto glissare su un altro ufficio che poi ha, con il quale stiamo facendo la mappatura urbana. L'ho detto prima, manca lo spingitore, esatto. Cioè dentro la PA c'è qualcuno grosso, che si prende il processo. Su un grosso comune questa cosa la vedo molto difficile, in un piccolo centro. Le barriere architettoniche le abbiamo fatte su Terlizzi e su Lecce, che ha 100.000 abitanti. Esatto. Vedi? Dipende dalle figure interne. No, devi trovare un interlocutore, il tutor, quello che sia, che sia bravo dal punto di vista anche relazionale, a prendersi il politico e a portare avanti il processo. No, ma, questo è un problema d'Italia. È un problema interno, come posso dire. La tira un po' fuori mano, se no ti avrei dato una mano. Finito? Domande? Ok, grazie mille. Però chiamami. Ciao. Grazie.